Welcome to Bible Prophecy Revealed. Salve, sono Grant Jeffrey e sono lieto di parlarvi di un argomento di interesse per molte persone. È un argomento che ha creato molta confusione in passato, proprio perché non è stato compreso bene. Questo argomento riguarda la differenza tra il rapimento della Chiesa e la rivelazione di Gesù Cristo alla sua venuta. Parliamo da un parco tematico che ripropone un modello della città di Gerusalemme ai tempi di Gesù. Ci troviamo nel sito dell'esperienza nella Terra Promessa. Vi incoraggio a visitarlo qui ad Orlando. Quando sarete in Florida, vedrete, sarà una gioia. Consideriamo adesso la differenza tra il rapimento e la venuta di Gesù Cristo. C'è molta confusione su questo argomento ed è dovuto al fatto che si parla di un versetto biblico come se riguardasse il rapimento. Invece non se ne parla. Vediamo prima di tutto un brano biblico che parla del rapimento. La domanda è: da dove viene la parola rapimento? Alcuni a cui non piace il fatto del rapimento dicono che questo non è nemmeno indicato nella Bibbia. Ciò non è corretto. La parola non è espressamente contenuta nella Bibbia, ma il concetto è molto evidente. La Bibbia indica che il Signore, con un potente comando e con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo. Quelli morti in Cristo risusciteranno per primi. Per noi viventi, che saremo rimasti, ci sarà il rapimento insieme a loro, sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. Quindi consolatevi gli uni con gli altri con queste parole. L'Apostolo Paolo ci dice in Tessalonicesi 4, da 16 a 17, che il Signore scenderà dal cielo. Notate, non dice sulla terra, in aggiunta, è detto che i morti in Cristo risusciteranno per primi, saranno trasformati dopo migliaia di anni nei loro corpi fisici originali. Gesù riporterà lo spirito di quelli che ora sono cittadini del cielo nei loro corpi e li incontrerà in cielo. Quelli già in cielo saranno riuniti ai loro corpi, un secondo prima che i cristiani presenti sulla terra saranno trasformati in un batter d'occhio, come indica Paolo in un altro brano. E quando questo accadrà, il rapimento avrà luogo. Perché? Perché saremo traslati e trasformati in un corpo adatto per l'eternità. Al verso 18 Paolo dice: consolatevi dunque gli uni con gli altri con queste parole, pensateci. Paolo qui parla della traslazione dei credenti, il rapimento o resurrezione in altre parole. Dice che questo fatto è la nostra consolazione. In un altro brano dice che è anche la nostra gioia e speranza. I primi cristiani chiedevano a Paolo: quando avverrà questo rapimento o risurrezione? Se Paolo avesse creduto che la Chiesa doveva attraversare 7 anni di inferno sulla terra, sotto il dominio dell'Anticristo, avrebbe definito il rapimento come la nostra gioia, speranza e consolazione? Io non credo. Nella Bibbia c'è un altro evento che spesso è indicato come il rapimento, ma vi assicuro che questo non lo è. Questo brano è nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24. Gesù aveva indicato ai suoi discepoli ebrei tutti i segni della sua seconda venuta. Ricordate questo e mettetelo nel contesto. Al tempo di Gesù, la Chiesa cristiana non era ancora stata formata. Non c'era ancora un cristiano sul nostro pianeta. Neanche i discepoli potevano essere definiti cristiani. Erano discepoli ebrei del Messia manifestato. Quindi dobbiamo capire la conversazione e il contesto di quello che Gesù stava dicendo ai suoi discepoli. Certamente non si riferiva alla Chiesa, perché questa non era stata formata. Gesù non ne aveva ancora parlato perché non era ancora stato crocifisso. Ecco cosa dice Gesù nel Vangelo di Matteo 24, versetto 39 fino al 42. Le scritture dicono, parlando dei tempi della venuta di Gesù Cristo: così sarà pure la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Riflettiamo. A parte il fatto che la Bibbia parla di un evento sferico, considerando il globo della Terra,
Infatti in un altro brano, nello stesso evento, c'è chi stava dormendo di notte mentre altri lavoravano nei campi durante il giorno. Ovviamente l'evento viene considerato globalmente. Questo brano risponde anche a quelli che asseriscono che la Bibbia, nel parlare dei quattro angoli della Terra, sembra indicare che gli scrittori ispirati dalla Bibbia credessero che la Terra fosse piatta. Ma la Bibbia non afferma affatto questo. Pensiamo ora a un altro evento, è la rivelazione, è un evento dove Gesù Cristo, il figlio dell'uomo, viene e uno sarà preso e l'altro lasciato. Alcuni vedono in questo il rapimento della Chiesa, ma qui siamo nel contesto di Matteo 24. Il fatto che uno sarà preso e l'altro lasciato si verificherà alla fine dei 7 anni della grande tribolazione o immediatamente dopo. Ed è proprio su questa affermazione che si danno delle interpretazioni fuori contesto, quando si pensa che in questa occasione Gesù stesse parlando del rapimento, proprio perché in molti altri brani biblici il rapimento è posizionato prima dei 7 anni della grande tribolazione, ancora prima che l'anticristo prenda il pieno potere e stipuli poi un trattato di 7 anni con Israele. Gesù parla della rivelazione della venuta del figlio dell'uomo. In 1 Corinzi 15, dal versetto 51, vediamo che Paolo parla chiaramente in questo brano e dice: ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Notate, quando Paolo parla del rapimento, ne parla come di un avvenimento da preannunciare, da attendere, perché avverrà senza preavviso. Ma dobbiamo stare attenti. Notate che nel contesto del rapimento c'è una trasformazione sia dei credenti, il cui corpo è morto ma il cui spirito è vivente in cielo con Gesù, sia dei credenti, in quel momento in vita con il corpo, i quali saranno trasformati. Il loro corpo sarà trasformato da mortale, alterabile, soggetto alla morte, a corpo inalterabile e immortale adatto all'eternità. Di conseguenza, in ogni brano che indica il rapimento dei credenti, l'enfasi è sia sui credenti morti nel corpo, che saranno trasformati con un corpo nuovo, sia sui credenti viventi nel corpo, che un secondo dopo saranno trasformati. Quando consideriamo quindi in Matteo 24 l'espressione uno sarà preso e l'altro lasciato, non è menzionata alcuna trasformazione del corpo o traslazione dei credenti, non c'è rapimento. Piuttosto, nel Vangelo di Matteo, in brani paralleli dei Vangeli sinottici, Gesù fa riferimento agli angeli che vengono a radunare persone da diverse parti del mondo, a radunare i credenti. Notate la differenza. Nel rapimento non c'è menzione dell'attività degli angeli. Certamente quindi questi saranno osservatori. Ma il rapimento è immediato. Ha effetto sia per i morti nel loro corpo, ma il cui spirito è con Gesù, sia per i viventi nel corpo. Nel considerare i diversi brani in Apocalisse, dove Dio manda gli angeli per radunare gli eletti dei quattro angoli della terra, notate che non c'è alcun riferimento alla traslazione dei credenti al rapimento, ma piuttosto agli angeli che radunano i credenti passati attraverso la grande tribolazione per dare loro protezione fisica nel momento in cui l'ira di Dio sarà manifestata alla battaglia di Armageddon. Due eventi diversi con un contesto molto diverso. Gesù vuole che capiamo chiaramente che l'evento del rapimento interessa persone diverse e ha anche uno scopo diverso. Per esempio, l'indicazione dei 24 anziani. In Apocalisse capitolo 4, Giovanni dice di essere stato portato in cielo dall'angelo. È stato rapito nello spirito in cielo. Questo rapimento è il primo fatto che vediamo in Apocalisse capitolo 4. Giovanni vede il trono di Dio e intorno 24 anziani. Notate che questi hanno delle corone. Questi 24 anziani sono considerati da molti studiosi della profezia come rappresentanti sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, riuniti in cielo, che adorano Dio intorno al trono di Dio.
Notate che questi hanno delle corone. Ricordate che cosa disse l'Apostolo Paolo? Per me è stata preparata una corona di giustizia, non solo per me, ma per tutti quelli che amano la sua venuta, la sua apparizione. Ed è interessante. Di tutte le maggiori dottrine della Bibbia, che sono circa 128, ce n'è solo una che, se entusiasticamente accolta, ci farà indossare una corona nell'eternità, per sempre, per il fatto di avere creduto alla promessa di Dio. Ci saranno milioni di cristiani in cielo che tuttavia non si saranno mai interessati della seconda venuta di Cristo, della sua apparizione. Ma quelli che lo faranno riceveranno una corona. Notate di nuovo il contesto. Paolo dice: nel futuro questa corona mi è riservata. E lo dice Paolo, un cristiano vissuto 2000 anni fa. Una corona di giustizia. Ed è per tutti quelli che amano l'apparizione di Cristo. Vuol dire che Paolo, e ogni altro, avrà la propria corona solamente dopo l'apparizione di Cristo, perché in quel momento, momento dell'apparizione, sono ricompresi tutti i credenti che avranno amato e atteso l'apparizione di Cristo. Se Giovanni in Apocalisse 4 vede i 24 anziani in cielo con le corone, significa che il rapimento si è già verificato, nella sequenza delle visioni date a Giovanni in Apocalisse. Se il rapimento quindi è già avvenuto, prima che i 24 anziani hanno ricevuto le loro corone, come Paolo, voi ed io, e tutti quelli che riceveranno corone per aver amato la sua apparizione, per essere stati fedeli e per aver raggiunto le anime con il Vangelo, oppure per aver preso cura dei credenti, allora queste corone ci indicheranno che l'evento visto da Giovanni in Apocalisse 4 precede il periodo della grande tribolazione. Gli anziani sono già in cielo, perché il libro dell'Apocalisse inizia a parlare dei 7 anni della grande tribolazione in Apocalisse 6, solo lì, dopo 2 capitoli. In Apocalisse 6 vediamo l'inizio dei 7 anni della grande tribolazione. Il rapimento ha già avuto luogo, gli anziani sono già in cielo e tutti quelli che amano Gesù. A questo punto è manifestata l'ira di Dio. 4 cavalieri danno inizio all'ira di Dio. Il cavaliere sul cavallo bianco rappresenta la falsa pace dell'anticristo. Segue il cavallo rosso della guerra, il cavallo nero della carestia e alla fine il cavallo giallastro, che rappresenta le piaghe e le bestie feroci che saranno libere di attaccare gli esseri umani, non più protetti dal limite che Dio aveva imposto agli animali molto più numerosi dell'uomo. Ora, vediamo che i brani riferiti al rapimento sono totalmente diversi da quelli in riferimento alla seconda venuta di Gesù. Per esempio, in Apocalisse 19 abbiamo il riferimento alla meravigliosa cena delle nozze dell'agnello, che includerà tutti i cristiani e non solo quelli che sono già morti. Gesù Cristo celebrerà le nozze dell'agnello, che simboleggeranno la sua unione con i credenti, non solo con una parte dei credenti. I credenti già morti e che sono in cielo non avranno un corpo fisico se non dopo il rapimento, quindi non sono adatti all'eternità. Per indossare una corona, ad esempio, non si può appoggiare una corona su un corpo mistico, come quello che hanno ora questi credenti in cielo. Questi stanno aspettando più di noi il rapimento, perché sanno che quando riceveranno un corpo, saranno in grado di apprezzare la completezza della vita in cielo e dell'universo intero che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Ad esempio, la Bibbia ci dice che una delle cose che faremo in futuro, non solo nel millennio, è che regneremo con Gesù Cristo e che avremo l'amministrazione sulla terra nei confronti di coloro che saranno scampati ad Armageddon. Saranno passati per il millennio e che non saranno stati distrutti perché non si saranno ribellati a Dio. Noi eserciteremo autorità e avremo l'amministrazione nei loro confronti. Non è possibile regnare e amministrare senza un corpo. Ed è per questo che la Bibbia ci indica che dobbiamo avere un punto nel futuro in cui, in un batter d'occhio, come dice Paolo, riceveremo un corpo adatto all'eternità. Attendo questo giorno e credo lo attendono anche tutti quei cristiani che credono alle Scritture. Uno dei brani più completi sull'argomento è contenuto in 1 Tessalonicesi, capitolo 4. Parla dell'imminente venuta del Signore per la Chiesa. Qui Paolo dice: ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, cioè che sono morti, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza.
Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Dice che quando Gesù verrà nell'aria, prima dei 7 anni della grande tribolazione, per portare la sua Chiesa a casa, non verrà sulla terra ma nell'aria, e noi saremo traslati per incontrarlo. I corpi di quelli già morti tempo fa nella fede, e noi tutti, i cristiani viventi in quel momento, saliranno in cielo per una riunione gloriosa con familiari e amici, quelli già deceduti con quelli che sono ancora vivi. In aggiunta al verso 15 Paolo dice: ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi non saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Paolo qui dice che noi saremo ancora in vita alla venuta di Gesù, non precederemo quelli che sono già morti nella fede, il cui spirito è in cielo. Questi ci precederanno di un secondo e poi noi li seguiremo. Verso 16. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti insieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Dobbiamo attendere con entusiasmo un evento che si verificherà non 7 anni dopo l'ira di Dio sulla terra, ma avrà luogo senza preavviso, ma richiede obbedienza ai comandamenti di Dio da parte dei cristiani. Gesù scenderà dal cielo con suono di tromba, al verso 17. Per noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti insieme a loro sulle nuvole. Lo sapevate che nel 385 d.C. un padre della Chiesa, di nome Sofronio Eusebio Girolamo, ha tradotto la Bibbia dal greco del Nuovo Testamento in lingua latina, perché oltre ai greci nessuno più parlava la lingua greca. Voleva rendere la Bibbia accessibile nella lingua dell'impero romano, ovvero il latino. Quando si è trovato di fronte al testo che abbiamo appena citato, ha fatto uso di una parola latina molto opportuna, rapere, con il significato di prendere via immediatamente con una forza esterna. E da qui il termine italiano rapire, col significato di portare via. Quindi quando qualcuno vi dice che la parola rapimento non è nella Bibbia, potete dire, è vero, ma neanche la parola Bibbia è contenuta nella stessa Bibbia. Lo Spirito Santo è promesso in Giovanni 14 da Gesù Cristo stesso, che prima di lasciare i suoi discepoli disse: non vi lascerò soli. Gesù ha detto che avrebbe mandato un altro Consolatore, che sarebbe stato per sempre con la Chiesa. La Bibbia ci dice anche, con le parole di Paolo, che c'è un mistero di iniquità. L'Anticristo è già preparato da tempo per soddisfare il desiderio di Satana di essere adorato come Dio dall'uomo. Ma c'è qualcuno che impedisce all'Anticristo di mostrarsi, anche se probabilmente questo Anticristo, come uomo, è già oggi presente. Forse è un giovane, oppure un uomo di mezza età. Perché se questa è la generazione in cui ciò dovrà accadere, come io penso e come molti di voi pensano, allora quest'uomo deve essere già presente da qualche parte. La Bibbia ci dice che nonostante i suoi tentativi, Satana non può manifestare quest'uomo come anticristo. Quest'uomo viene definito come seme dell'anticristo, in Genesi 3:16, che riceve l'autorità e potere da Satana. Si potrà manifestare ma solo dopo che lo Spirito Santo avrà terminato un ruolo specifico sulla terra. Gesù Cristo ci ha promesso un Consolatore che non ci avrebbe mai abbandonati. Quindi possiamo essere certi che il Consolatore rimarrà con noi sulla terra fino a che si allontanerà in modo soprannaturale. Lo Spirito Santo è una delle persone della Trinità. Dio è ovunque allo stesso momento. Il fatto che lo Spirito Santo si allontanerà dalla terra non significa che Dio non sarà più presente. Nell'Antico Testamento le singole persone erano ripiene di Spirito Santo. Il re Davide, il re Saul, e questo molto prima del giorno della Pentecoste. La Bibbia
indica invece che terminerà il ruolo dello Spirito Santo come oppositore della manifestazione dell'Anticristo e come consolatore della Chiesa, perché questa sarà portata in cielo. E questo fatto darà luogo al rapimento. Poi l'Anticristo si manifesterà. Io credo che già oggi sia presente, ma non può prendere la posizione di cui parla la Bibbia, sia nel libro di Daniele che in Apocalisse. Questo fino a che Dio non lo consentirà. Andiamo alla Bibbia, ancora una volta. Qui nella Bibbia vediamo, attraverso le scritture, che i credenti in Tessalonica chiedevano a Paolo quale fosse il tempo del rapimento. Il versetto seguente, l'ho trovato il più evidente su questo fatto, nei miei primi 45 anni di studio della Bibbia. Tessalonicesi capitolo 1, verso 10. Paolo dice che noi, Chiesa, dobbiamo aspettare dai cieli il suo Figlio, che egli ha resuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Consideriamo la sequenza di questa affermazione. Ci è detto di attendere un evento futuro, la venuta di Cristo dal cielo per noi. Questo è il rapimento. Che egli ha resuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Quindi aspettiamo questo evento futuro, il rapimento, e questo ci libererà dall'ira a venire, che si verificherà in seguito. Cos'è quest'ira a venire? Ci sono solo due possibilità logiche. La prima è l'ira del fuoco dell'inferno, la seconda venuta di Cristo, il rapimento. Libera noi i cristiani dall'inferno? No. È stata la prima venuta di Cristo e la sua morte espiatrice sulla croce che ci ha liberati da questo. Il periodo del giudizio sulla terra viene descritto dal capitolo 4 di Apocalisse. I 24 anziani in cielo indicano ovviamente il rapimento. Dal capitolo 6 al capitolo 19 di Apocalisse vediamo un giudizio dopo l'altro. In questi capitoli non si fa più riferimento alla Chiesa presente sulla terra, nemmeno una volta, dal capitolo 6 al 19. C'è ancora un'altra cosa. Considerando il periodo della Chiesa, il periodo della grazia, vediamo che Dio indica che non c'è differenza tra giudeo e greco riguardo alla nostra salvezza. Ma in Apocalisse, dal capitolo 6 al 19, noi vediamo che Dio permette la ricostruzione del Tempio in Gerusalemme. In un altro programma vi avevo indicato che il Sinedrio era già stato ristabilito nel gennaio del 2005. Stanno facendo i progetti per il Tempio e stanno preparando i Leviti nei sacrifici di animali. In Apocalisse troviamo non solamente la ricostruzione del Tempio, ma anche il sacrificio di animali, oltre che i 144.000 ebrei, 12.000 da ogni tribù di Israele. Vediamo i due testimoni ebrei. L'attenzione è su Gerusalemme. Tutti questi fatti differiscono dal periodo della Chiesa, dove non c'è differenza fra ebrei e non. Ma durante la grande tribolazione, per 7 anni, dopo che la Chiesa sarà rimossa, Dio agirà diversamente verso gli ebrei e i non ebrei. In Apocalisse 7 vediamo Giovanni già in cielo, che vede una folla, che nessuno può contare. Di ogni tribù, popolo, lingua e nazione, chiede all'angelo, chi sono questi? L'angelo risponde, questi sono scampati dalla grande tribolazione, sono stati lavati nel sangue dell'agnello. Vengono da ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Una diversità di intervento verso ebrei e non durante la grande tribolazione. La Bibbia ci dice che la Chiesa non è destinata al giudizio da parte di Dio. In Tessalonicesi 5:9, Paolo dice chiaramente che la Chiesa non è destinata all'ira, ma alla salvezza. Lo scopo di Dio è di salvarci dall'ira. So che alcuni confondono il rapimento con la seconda venuta di Cristo, confondendo alcuni brani biblici. In Matteo si parla di uno che sarà preso
e dell'altro che sarà lasciato. Ma qui si parla di credenti, della grande tribolazione, ebrei e non, che sono salvati per il sacrificio di Cristo, come noi, ma che sono un gruppo diverso dopo il rapimento. Li definiamo credenti della grande tribolazione, per distinguerli dai credenti del rapimento. Dio userà Israele, i due testimoni e i 144.000 ebrei. Possiamo essere certi che in quel periodo la Chiesa non sarà sulla terra. In Apocalisse vediamo che l'anticristo, la bestia, maledice chi è in cielo e credo che il riferimento sia alla Chiesa che è scampata all'ira. Poi vediamo un particolare giudizio di Dio manifestato sui peccatori impenitenti durante la grande tribolazione. La botola dell'abisso sarà aperta. Tutta l'umanità, all'infuori di un gruppo particolare, sarà colpita da questi scorpioni demoniaci, il cui pungiglione causerà sofferenze insopportabili. Per 150 giorni questi scorpioni colpiranno tutti gli abitanti della terra, all'infuori di un gruppo solo, coloro che avranno il sigillo di Dio sulla loro fronte. Ma chi sono questi? Vediamo in Apocalisse 7. Gli angeli saranno pronti a manifestare il giudizio da parte di Dio. Un angelo dice all'altro: aspetta fino a che abbiamo posto il sigillo sui 144.000 testimoni ebrei, 12.000 da ogni tribù di Israele. Perché la Bibbia non parla di una protezione soprannaturale per tutti i cristiani? Perché solo la protezione su 144.000 ebrei credenti e non su tutta la Chiesa? Per questo unico motivo. Perché la Chiesa sarà già in cielo durante tutto il periodo dei 7 anni della grande tribolazione, dato che il rapimento sarà già avvenuto. Ecco quindi perché solamente 144.000 avranno bisogno di essere protetti in modo soprannaturale dal sigillo di Dio. Molto bene. Anche per questa volta siamo arrivati alla fine. Vi dico che è stata veramente una gioia essere stato qui con voi. Vi saluto e a presto. I'll be back in another week.